poco dopo che si è diffusa la notizia che il Belgio ha deciso di firmare il CETA, se verranno accolte alcune modifiche che sono state concordate tra Vallonia e il governo federale, qui proprio davanti alla Commissione europea si sono riuniti un centinaio, forse 200 giovani per protestare contro la firma dell'accordo commerciale con il Canada. La manifestazione, come sentite, è abbastanza festosa, canti, qualche ballo, qualcuno che fuma uno spinello, ma adesso probabilmente è troppo tardi perché il Parlamento della Vallonia e quello di Bruxelles dovrebbero votare entro domani sera il loro via libera all'accordo concordato con il governo federale. E se questo accordo andrà bene anche agli altri 28 paesi dell'Unione, probabilmente già domenica o più tardi lunedì il premier canadese sarà qui a Bruxelles per firmare l'accordo commerciale.